Questa è Radio Center Music. Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Lo zucchero non abita più qui. Zucchero Zero, i gustosi biscotti Giampaoli senza zucchero. Giampaoli, 100 anni di nuove dolcezze. Buon pomeriggio, ben trovati a questa nuova edizione di ETG Marche, in onda anche sulle frequenze radio di Radio Center Music 99.100, edizione che si apre con la cronaca. La terra continua a tremare nella nostra regione, soprattutto nell'Ascolano e nel Maceratese. Questa notte, notizia che trovate sul nostro sito internet tvmarche.it, una scossa di terremoto magnitudo 3.2 è stata registrata all'1.30 nelle Marche, appunto secondo rilevamenti dell'INGV. Il sisma ha avuto ipocentro a 32 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Falerone e Grottazzolina, per quanto riguarda l'Ascolano e il Fermano, e di quelli maceratesi di Monte San Martino e di Penna San Giovanni. Alla prima scossa poi sono seguite 3 repliche di magnitudo comprese tra 2.1 e 2.2. Un'operazione di soccorso in mare ogni 2 giorni, segno di un miglioramento nella cultura marittima dei marchigiani, e il bilancio della Guardia Costiera delle Marche. Lungo i 170 km di costa della regione sono state 156 le operazioni di soccorso, assistendo e soccorrendo 133 persone e 50 navali. Sulla filiera della pesca sono stati 7.000 controlli, elevate 285 sanzioni amministrative, predisposte 25 informative di reato all'autorità giudiziaria. Anche sotto il profilo della sicurezza della navigazione, appunto, l'attività ha portato a quasi 3.000 controlli, dai quali sono scaturite 143 sanzioni e 7 denunce. Andiamo a Senigallia. Voleva forse provare l'ebbrezza di infrangere le regole e porsi alla guida di un'auto, nonostante avesse ancora 17 anni, ma per poco non crea un incidente in città. Si tratta di un 17enne, appunto, senigallese, il quale nella scorsa nottata, dopo essersi impossessato dell'auto della nonna, ha deciso di farsi un giro per la città pur non avendo conseguito la patente per via della minore età. Alla fine ci ha pensato la polizia a fermarlo prima che provocasse un incidente. Cambiamo pagina, ritorniamo all'occupazione dell'ex asilo di Via Ragusa ad Ancona. Da qui non ce ne andiamo, o una soluzione per tutti oppure restiamo qui. Nulla di fatto, insomma, nell'incontro con il sindaco di Ancona, Valerio Mancinelli. Vediamo. Una storia, una soluzione. Valeria Mancinelli incontra gli occupanti dell'ex asilo di Via Ragusa, tracciando una linea chiara. Nessuna soluzione unica all'emergenza casa per gli oltre 50 ospiti, ma soluzioni diverse per ognuno. Il Comune e lo Stato non possono consentire l'occupazione abusiva di edifici pubblici come metodo di risposta al problema, ribadisce il sindaco in una nota. Un faccia a faccia che si era aperto con un botta e risposta, motivo il divieto dato dagli ospiti della scuola di far partecipare anche le assistenti sociali ai colloqui. Le assistenti sociali sono già venute qui, ok? Il 23, ok? Qua ci sono delle famiglie che vivono qui dentro, che comunque sono state deluse dai servizi sociali. Quindi voi vi rifiutate di incontrarvi con me se sono insieme ai servizi sociali? Sì. Sì. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Poi gli animi si distendono. Le soluzioni proposte: sistemare le 2 famiglie presenti nella struttura in una casa d'emergenza, ricavare 20 nuovi posti in un alloggio messo a disposizione dal vescovo a cui il comune pagherebbe l'affitto, e poi le soluzioni nelle altre strutture, case d'accoglienza come un tetto per tutti, tempo di permanenza di 5-6 mesi. Siamo qui oggi è perché siamo riusciti a mettervi nella condizione di doverci ascoltare. La risposta: o si trova una soluzione per tutti oppure da qui non ce ne andiamo. Le controproposte: autoristrutturare gli edifici pubblici e consegnarli senza casa, dunque l'occupazione prosegue. Intanto sono in programma i colloqui delle assistenti sociali per il 2 gennaio, la vigilia si preannuncia molto calda.
Andiamo con la cronaca. Si è tolto la vita impiccandosi ieri mattina all'interno della sua azienda. Ruggero Bellagamba, 66 anni, cotitolare a Pesaro della CSO, una ditta di idraulica. L'atroce ritrovamento è stato fatto dalla figlia. È stato invece trovato morto in un cantiere di Via Pola, sempre a Pesaro, Bruno Donini, l'uomo da tutti conosciuto come il Vichingo. Per i vari furti commessi si sarebbe introdotto in un'abitazione in fase di ristrutturazione e sarebbe caduto in una voragine che era stata coperta con alcuni teli. Un pomeriggio di terrore invece quello che hanno vissuto domenica due anziani residenti a Luce Cretarola a Porto Sant'Elpidio, anzi a Sant'Elpidio a Mare, scusate, la lussuosa residenza lungo la strada Fanarense, infatti è stata presa d'assalto da alcuni malviventi domenica sera attorno alle 19. Andiamo a Macerata, nonostante le difficoltà resta positivo il bilancio di fine anno per il presidente Antonio Pettinari, lo sentiamo nell'intervista con Tiziana Tiberi. Bilancio 2013 tra luci e ombre per la provincia di Macerata, con anche parecchie insoddisfazioni per il presidente Pettinari. Per il 2014 che cosa si augura per la provincia? Io mi auguro che questa comunità continui a avere fiducia in se stessa, perché è un po' la caratteristica della nostra gente, dedita al lavoro, alla fatica, abituata a rimboccarsi le maniche, a non scoraggiarsi e a guardare sempre avanti. Certo che tutto questo sarebbe diciamo vanificato o rischierebbe di essere vanificato dalla mancanza di una progettualità che non può dipendere dalla nostra gente. L'impegno massimo è proprio sul fronte del lavoro, del sociale, ma no, senza come dire, falsi annunci. Noi partiamo da una consapevolezza della drammaticità del momento, dalla eccellenza della disponibilità della nostra gente, sta a noi costruire insieme alle istituzioni, alla comunità tutta, una, parlo di quella imprenditoriale, parlo di quella delle massime istituzioni culturali e anche del sindacato, perché appunto ci sia un piano vero di sviluppo e soprattutto una ripresa. Ancora una domanda, lei è riuscita a sbloccare varie situazioni, vari cantieri bloccati da anni? Spera magari di riuscire a fare quasi un miracolo con la Mattei la Pieve? Annunciare non significa niente, è un verbo bello, però anche un po' abusato, ma bisogna realizzare e concretizzare. Allora, intanto cominciamo a impegnare le risorse e poi c'è anche un accordo, diciamo soprattutto verbale, lo dobbiamo trasformare in un accordo scritto. Quindi ciascuno prima possibile attorno al tavolo per scrivere e sottoscrivere un nuovo accordo su basi diciamo equilibrate di compartecipazione, 3 milioni alla provincia, 3 milioni al comune, 3 milioni alla regione e le altre risorse la quadrilatero. Però bisogna prima di parlare, soprattutto invece che parlare, intanto agire. Allora, noi l'abbiamo fatto, lo facciano anche gli altri, io sono pronto oramai da anni per procedere poi alla sottoscrizione di tutti gli accordi che si vorranno. Intanto ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo tra poco, restate con noi. L'economia non riparte da sola. C'è bisogno di lavoro duro, di fiducia, passione e di gesti concreti, come il mutuo ripresa della Banca della Provincia di Macerata. Il mutuo casa a rata concordata, che decidi tu. Scegli il tasso, fisso o variabile, e concorda con noi la rata. Con il mutuo ripresa della Banca della Provincia di Macerata potrai programmare i tuoi pagamenti mensili senza sorprese. Vieni a trovarci presso le filiali della Banca della Provincia di Macerata e chiedi informazioni su Mutuo Ripresa, un gesto concreto della Banca della Provincia di Macerata per i tuoi grandi sogni. Informazioni in filiale o su www.bancamacerata.it. Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma, la nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio o di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate. Nasce Criluma, cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona. www.crilumaviaggi.com.
Un caro saluto da Francesco di Salutein. Pensate all'importanza di un letto, dove passiamo tanto tempo della nostra vita, oppure queste poltrone che ci aiutano per il nostro benessere. Per funzionare bene dovranno essere personalizzate. Per questo vi invito nel mio negozio Salutein di Ancona per farvi toccare e provare la qualità e la funzionalità dei nostri prodotti, anche dopo l'acquisto, con l'assistenza tecnica diretta. Da oggi diamo più importanza ai nostri soldi. Diamo importanza alle cose importanti. Vi aspetto dunque da Salutein ad Ancona, in via Alcide De Gasperi 16, zona stazione. Ciao. Da Menghi Fallimenti a Montecosaro Scalo trovi tutto a prezzi da stop. Questo mese cucina 3 metri completa di forno, piano cottura, cappa, frigorifero e lavello a 890 euro. Divani in pelle a partire da 250 euro. E tante idee per il tuo Natale. Menghi Fallimenti, a Montecosaro Scalo, a 200 metri, uscita superstrada. Aperto anche la domenica pomeriggio. Venite a trovare! Canale Marche SRL, concessionaria pubblicitaria per il gruppo ETV Marche Radio Center Music, ricerca per le Marche agenti di vendita ambo sessi da inserire nel proprio organico. Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 25 e i 35 anni, cultura media superiore, buone doti comunicative, bella presenza. Precedente esperienza di vendita nei servizi costituirà titolo preferenziale. Si offre anticipo provvigionale adeguato, corsi di formazione, inquadramento e Nasarco. Gli interessati possono inviare curriculum dettagliato all'indirizzo email amministrazione@etvmarche.it oppure via fax allo 071 28 67 295. Bentrovati con ETG Marche. Con il Capodanno saniranno a oltre 400.000 le bottiglie di spumante Made in Marche consumate durante le feste. A stimarlo è la Coldiretti, sulla base di dati dell'Istituto Marchigiano di Tutela relativi alla produzione regionale di bollicine a denominazione d'origine, ovvero DOC e IGT, un vero e proprio boom rispetto agli anni scorsi, frutto di una crescente tendenza da parte dei consumatori a preferire gli spumanti del nostro territorio, quelli più amati, il verdicchio dei Castelli di Esi, la vernaccia di Serra Petrona, il pecorino, la passerina, il bianchello del Metauro, il San Ginesio e i colli maceratesi. E con questa notizia chiudiamo questa edizione di ETG Marche, dandovi appuntamento alle prossime edizioni, ricordandovi che notizie e video li trovate sul nostro sito internet www.tvmarche.it, che potete scaricare gratuitamente nelle nostre app. A voi grazie di averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Radio Center Music, pubblicità.